Quindi noi riprendiamo da questo schema che adesso un pochino analizziamo, ma che sintetizza e di fatto fungerà poi anche da indice per le macro parti che poi andremo a vedere poco per volta. Finora abbiamo fatto un discorso essenzialmente generale, generalista, cioè quali sono le caratteristiche comuni dei sistemi informativi, quali sono i punti di vista da cui si devono affrontare, quali sono i problemi, quali sono, diciamo così, la loro estensione, la loro natura, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista funzionale, eccetera, eccetera. E anche le metodologie di progettazione che stiamo, diciamo così, via via sviluppando in parallelo si applicano trasversalmente. Dopodiché, in parallelo a questo, se vogliamo, substrato metodologico, poi ci sono delle, fatemele chiamare, verticalizzazioni. Cioè poi dei sistemi informativi che si specializzano su alcuni domini specifici di cui l'azienda ha bisogno. Ci sono tanti casi unici, tanti problemi specifici, tanti sistemi informativi che risolvono dei problemi, diciamo così, possiamo dire di nicchia eventualmente. Ma in realtà poi molti dei problemi dell'azienda 1 coincidono, sono molti simili ai problemi dell'azienda 2. No, quindi tutte le problematiche che sono ricorrenti sono un'opportunità per costruire un mercato di sistemi informativi che non siano costruiti su misura, ma che abbiano un livello di standardizzazione maggiore e che quindi possano essere offerte a una varietà di aziende diverse. E quindi da lì nasce poi un business, nascono delle categorie di prodotto che poi vengono conosciute in quanto tali e assumono delle caratteristiche abbastanza ben definite e si vanno a posizionare in segmenti applicativi, in segmenti di mercato diversi. E qui comincia effettivamente il regno delle sigle, il regno delle varianti, il regno delle possibilità, perché appunto sulle stesse tecnologie di base e spero sulle metodologie di progettazione fatte bene, non inventate, vengono costruiti questi tipi di sistemi. Quindi adesso daremo un affresco, una veloce carrellata di mezz'oretta su questa, su alcune delle sigle dei livelli che vengono indicati qua. Ritroverete qui dentro molte delle funzioni dei livelli di organizzazione aziendale, perché poi alla fine i sistemi informativi vengono costruiti intorno a quelle macro funzioni di cui l'azienda è già conoscente, di cui, diciamo così, è interessata ad avere una copertura dal punto di vista del sistema informativo. E poi, diciamo così, nel resto del corso i macro blocchi più interessanti li andremo ad analizzare più in dettaglio per capire un po' meglio che cosa fanno e che cosa ci si aspetta che facciano all'interno del della nostra azienda, essenzialmente. Vari tipi di tecnologie, di sistemi informativi, di sistemi in generale, qui sono raggruppati sui quattro livelli, no? Livello operativo, livello della conoscenza, livello del management, della gestione e livello strategico. Perché la stessa, diciamo così, funzione aziendale, vista a questi quattro livelli, ha aspetti completamente diversi e ha modalità di gestione completamente diverse, quindi anche necessità dal punto di vista del sistema operativo diversi. No? Sono processi diversi che avvengono a questi livelli, pur insistendo magari sullo stesso tipo di funzione aziendale. Quindi andremo tra un secondo, credo una pagina dopo se non ricordo male, già a incrociare questi che sono i livelli con quelle che sono le funzioni dell'azienda e troveremo, diciamo, in ogni casella un'opportunità per un sistema, per una tipologia di sistema informativo. Partendo dal basso, perché è più facile, i sistemi più vicini al livello operativo spesso sono sistemi che non vengono venduti con questo nome, però hanno in comune tutti una caratteristica, quella di gestire transazioni. Qui infatti viene chiamato sistemi di gestione o elaborazione di transazioni. Cioè devono gestire volumi di operazioni, transazioni, cioè carico, scarico, trasferimento, aggiunta di informazione, cancellazione, sui dati operativi, essenzialmente del campo. Transazioni che hanno come oggetto oggetti diversi, perché se siamo
nella funzione di vendita e marketing, gli oggetti che, le transazioni che verranno registrate e gestite saranno quelle relative agli ordini, no? Ricevimento, elaborazione, consegna degli ordini, eccetera, eccetera. Se siamo nell'accounting, invece, sono i pagamenti, le paghe e i pagamenti, diciamo, gli incassi, e appunto, diciamo, le entrate e le uscite in denaro. Se siamo invece in fase di produzione, sono invece transazioni su che cosa stanno facendo le macchine operative, diciamo così, macchinari, qual è la produzione pianificata per le varie sedi dell'azienda, quali sono gli spostamenti di materiali, magazzini, cose di questo genere. Se stiamo parlando di risorse umane, stiamo parlando della relazione delle presenze, calcolo di stipendi no, calcolo però dei giorni, di ferie, di lavoro, tutta la funzione relativa ai corsi di formazione che sono stati seguiti, non sono stati seguiti, sono stati prenotati, eccetera, eccetera. Quindi è un'attività quotidiana di gestione di informazione che avviene qua a livello operativo. Questi sistemi di transaction processing system sono sistemi che hanno tutto sommato dei workflow abbastanza semplici, no? Dei passaggi abbastanza semplici, magari lunghi, ma tendenzialmente abbastanza di tipo lineare, e ragionano di solito un dato alla volta. Il fatto che io ho bollato per entrare è un dato che è indipendente da quello che ha fatto il mio vicino di casa. No? Viene elaborato questo dato, la problematica ovviamente è quella della gestione di grossi volumi di transazioni, no? Perché i dati possono essere tanti. Se saliamo di livello, abbiamo il livello che qui è chiamato livello della conoscenza, dove possono esserci due tipologie di sistemi informativi. Beh, quelli che ci interessano meno, che sono qua, sono chiamati gli office systems, quindi tutta la parte di office automation. Ci interessa meno, fino a un certo punto. Tendenzialmente l'office automation, dal punto di vista dei prodotti, è composta quasi ovunque di prodotti acquistati. Cioè, in ogni azienda c'è un settore, c'è un gruppo di persone che si occupa di office automation. Con questo si intende che cosa? Si intende fornire alle persone che devono lavorare, diciamo così, in ufficio, gli strumenti, hardware e software con cui possono fare il lavoro che devono fare. E questo di fatto si è tradotto nel tempo nel dotare le persone di un PC con sopra Excel, Word, Outlook e cose di questo genere. Cioè, molto spesso in molte aziende il livello di office automation è la rete aziendale, la intranet aziendale e i PC con le licenze di Windows e di Office sopra. E mantenere o gestire, poi chiaramente fare gli aggiornamenti, i backup, i template condivisi, la gestione dei dischi di rete, eccetera, eccetera. Però è un livello in cui c'è progettazione a livello di rete, a livello di infrastruttura, ma non c'è quasi progettazione a livello di sistema informativo vero e proprio. Ove invece ci sia progettazione a livello di sistema informativo, questo significa andare a inserirsi nella gestione, per farla semplice, dei documenti, per farla un po' più complicata, della conoscenza. Cioè, un conto è dare a tutti Word e Excel e ognuno lo usa come cacchio vuole, come ne ha bisogno. Deve fare il fax, allora ci avrà il modellino del fax con il logo dell'azienda, va bene. Se deve farsi dei conti, avrai sui fogli Excel per farlo, poi magari li salva in un disco condiviso in modo che i colleghi lo riescano a leggere. Ma questo sono strumenti di base che non hanno in sé un flusso gestito. Se io mi ricordo di salvarlo nel posto giusto, è salvato. Se lo cancello per sbaglio, è andato. Questo è il livello. Diverso è il livello di gestione, di sistemi di gestione, per la gestione della conoscenza, che di solito si innestano sul livello office per fornire una gestione organizzata dei documenti. E quindi legare i documenti che vengono prodotti ai processi dei quali questi documenti sono degli artefatti, contengono informazioni relative a questi processi. Ma immaginate un progetto che coinvolga diversi task, diverse attività. Ci saranno tutta una serie di documenti che sono prodotti, che sono gli stati di avanzamento lavoro, i deliverable dei risultati, la manualistica, le problematiche, i verbali delle riunioni, eccetera, eccetera. Allora, potete avere gente particolarmente ordinata che organizza i file con i nomi giusti nelle cartelle giuste,
oppure potete avere un sistema più complesso che sa che cos'è un processo, un progetto, sa quali sono i documenti che vanno, che dovranno essere prodotti, con quali scadenze, a responsabilità di chi, e quindi tiene traccia di chi crea che cosa, va a identificare diciamo così, che cosa manca, eventualmente gestisce gli aggiornamenti dei vari documenti, penso appunto uno stato di avanzamento lavori, che è un documento unico che via via, no, viene modificato, e bisogna tenere traccia anche delle versioni precedenti, eccetera. No? E quindi sono tutti sistemi che gestiscono flussi di documenti di fatto. Danno una gestione in cui un file non è semplicemente un file Word che ho salvato, ma è un documento che ha un suo scopo ben preciso, una sua funzione all'interno di un processo. Quindi questi di fatto sono sistemi che fanno due cose, gestiscono processi, che posso in qualche modo personalizzare, anzi devo poter personalizzare, e gestiscono lo storage, la memorizzazione, la ricerca, la messa a disposizione, la condivisione di documenti, dei quali possono capire più o meno, e quindi si parla di sistemi documentali o sistemi di gestione della conoscenza, non sono definizioni assolute, ma la confine che do io tra gestione documentale e gestione della conoscenza è che la gestione documentale gestisce dei file di cui non capisce cosa c'è scritto dentro, il sistema di gestione della conoscenza cerca anche di capire un pochino ciò che c'è scritto lì dentro, cioè se quello è una tabella di un bilancio, oppure se è un report di un viaggio, di una missione, di presentazione di prodotti all'estero o della fiera a cui sono andato, ecco. Questo è questo livello qua. Poi ci sono i livelli, quindi livello, se vogliamo, degli impiegati, no? Poi c'è il livello superiore, che è il livello del management, dove i sistemi informativi, ma a livello molto macroscopico, sono di due tipologie, no? Sistemi MIS, di sistemi informativi per il management, in mancanza di altro, mi fa sempre ridere questo perché è autodefinita la cosa, no? Di che cosa hanno bisogno il livello di management? Dei sistemi informativi per il management, no? Questo la dice lunga su quanto inutile sia, su quanto poco specificata sia la natura di questo livello di management, che di fatto però dentro il blocco lo capiamo un po' meglio, poi queste voci qua sono in corrispondenza di queste aree sotto, no? Quindi capiamo che ad esempio i sistemi informativi per il management sono la gestione della parte sulle vendite, il controllo sugli stock, quindi sull'inventario di magazzino, sulle scorte, la pianificazione delle spese, la pianificazione degli investimenti, eccetera, no? Quindi sono funzioni che sono proprio di quel livello, non si intersecano col livello operativo, ma fanno un monitoraggio di ciò che avviene a livello operativo, quindi traggono informazioni da livello operativo e poi contengono o possono contenere gli elementi di pianificazione che andranno poi a modificare non istantaneamente, ma a tendere ciò che avviene a livello operativo. E un'altra parte di sistemi, in alcuni casi più sofisticati, quindi anche qua se vogliamo possiamo distinguere un pochino due sistemi, quelli un pochino più operativi, cioè più legati ai flussi effettivi di avanzamento, di produzione, eccetera, di cassa, dai sistemi che si avvicinano un po' di più alla strategia. No, infatti qua si parla dei sistemi DSS, sistemi di supporto alle decisioni, non so se i docenti di ricerca operativa vi hanno raccontato qualche cosa di questi sistemi, gli algoritmi che stanno sotto, che sono sistemi che permettono di fare analisi multivariate su più criteri, multicriterio, sulla base dei dati che emergono dal livello operativo e in parte anche del livello di management, permettono di supporto, allora, idealmente un sistema di supporto alle decisioni dovrebbe essere un sistema nel quale tu immetti i tuoi dati, immetti i tuoi obiettivi, immetti le tue priorità, immetti le alternative che hai di fronte e lui sulla base di modelli di calcolo ti tira fuori quanto è preferibile, diciamo, qual è l'ordine di preferenza, di appetibilità delle varie alternative, sulla base ovviamente dei criteri che gli hai dato, no? Però quando hai alternative di tipo A, B, C, D, ma A costa di meno, B è più veloce, C impiega meno risorse e D si vende meglio, quindi ognuno avrebbe un vantaggio ma anche degli svantaggi, come faccio a decidere? Allora, o decido a naso oppure ho degli strumenti che mi permettano di quantificare un pochino questo processo di decisione. E quindi ci sono alcuni strumenti di questo genere qua, che di fatto lavorano molto sull'estrazione di dati e sull'applicazione di modelli
diciamo così, di selezione multicriterio. E poi c'è il livello strategico che, vabbè, la sigla che si usa qua è supporto a livello executive, executive avete presente la letterina E, no? Che in linguaggio anglosassone indica tutto il livello dirigenziale, cioè il CEO dell'azienda, il Chief Executive Officer, il Technology, il Chief Information Officer, eccetera, eccetera, il livello E, executive, è il livello più alto, no? Quello che noi chiamiamo della massima dirigenza. E quindi qua di fatto è il livello di supporto alle decisioni strategiche, dove si analizzano ad esempio i trend. Mentre il management ha un budget tipo, deve gestire il budget tipo annuale, e invece e quindi magari il discorso dell'investimento, ma l'investimento per la copertura dei costi, no, per l'operatività, il livello strategico invece in teoria dovrebbe andare a vedere le cose su base, ad esempio, pluriennale, in cui a vedere i trend, prevedi che il mercato farà una certa cosa, allora cominci a investire, cominci a dare poi indicazioni di budget al management, il quale poi vada in certe direzioni. Quindi qui là sopra hai bisogno effettivamente di dati molto sintetici, ma diciamo così lunghi periodi di tempo, e che includono anche delle dinamiche che non sono proprie dell'azienda. Se devo fare pianificazione strategica devo conoscere il mercato, cosa fanno gli altri, quali sono gli studi, eccetera, e quindi vanno iniettate anche informazioni che non sono propriamente interne. Se vogliamo, da qui in poi potrei lavorare in isolamento, se ho degli obiettivi non ho bisogno di sapere cosa fanno gli altri, se non i miei partner con cui devo collaborare. A livello strategico invece questa informazione serve. Qui alla fine queste sigle qua vanno poi a corrispondere diciamo, sono le sigle dietro le quali si nascondono i prodotti di mercato, no? I prodotti veri e propri. Questa tabella qui contiene alcune informazioni in più, alcuni dettagli in più su che cosa fanno questi vari tipi di sistemi, no? Distinguendo di solito quale tipo di dati elaborano, e vediamo che partendo dal basso, salendo verso l'alto, il volume di dati tende a crescere, il livello di dettaglio tende a diminuire. Quindi in alto abbiamo dei dati, meno dati, meno dettagliati, più sintetici, ma che a loro volta in realtà si basano sui dati che sono sotto del magari milioni di transazioni diverse su più anni, più stabilimenti, eccetera, eccetera. Il tipo di elaborazione che viene fatta, quindi elaborazioni anche qua, dal basso verso l'alto, partiamo da elaborazioni sempre più semplici ma più ripetute, quindi processi anche di elaborazione più semplice, man mano che si va avanti sono elaborazioni anche computazionalmente, sia come processo che come tipo di computazione, che tendono a essere più complesse. E l'output anche qui, no? Se andiamo a vedere, il livello di dettaglio diminuisce e il tipo, no, di risultato che ci si attende è sempre meno preciso. In certo senso, mentre sotto abbiamo un numero che dice ok quanti pezzi sono usciti dal magazzino, ai livelli alti abbiamo magari un report di sintesi sulla base del quale prenderò poi delle decisioni, ma a questo punto non ho più, no? I numeri mi servono come supporto alle decisioni, non sono la decisione stessa. E poi qui fa vedere quali tipi di utenti, quindi quali sono gli attori, no, che si suppone utilizzeranno queste varie tipologie di sistemi informativi. E in un'azienda di grandi dimensioni che abbia, diciamo così, un buon sistema informativo messo in campo, queste cose, questi livelli rischiano di esserci tutti o quasi tutti, essenzialmente. Quindi, in qualche modo, noi ragioniamo su una matrice che è l'intersezione tra il livello organizzativo e la funzione aziendale. E questa è la stessa tabella di prima, ma anziché essere fatta come una tabella o colorata, diciamo così, rettangolare o tendenzialmente rettangolare, è disegnata a piramide proprio per ricordarci questo fenomeno che man mano che si sale i dati tendono a essere via via più sintetici, no? Più riassuntivi, magari gestiti da processi più complessi e meno definibili, meno definiti, mentre invece scendendo verso il basso abbiamo appunto la quantità maggiore di dati di carico di lavoro, essenzialmente. Adesso, se vogliamo entrare più nel dettaglio,
in queste aree funzionali e quindi entrare sullo specifico dei prodotti, no, che esistono sul mercato per coprire queste esigenze, vabbè, questo lo spiegate voi a me, questo, che cosa servono, no, settore vendita e settore marketing di un'azienda, quindi quali sono i loro processi principali e i loro obiettivi principali, quindi non provo neanche a spiegarlo io a voi, ma quello che vediamo è che sulla base di questi processi e di queste esigenze ci sono dei sistemi informativi, guardiamo la prima colonna, di tipologie diverse, no? Ad esempio i sistemi di gestione ordini, che sono, questo è il più facile, no? Anche perché quello poi, scusi, non devo fare un esempio, è facile, avere dei processi veramente lineari. Sistemi che possono aiutare a fare analisi di mercato e quindi capire le caratteristiche degli utenti, la demografia, i mercati. Analisi di mercato che possono essere analisi, non so, come dire, a tavolino, cioè sulla base dei dati disponibili, oppure analisi attraverso quali io lancio delle campagne, dei sondaggi, delle campagne di informazione, oppure anche direttamente le campagne di vendita che sono finalizzate o vendita di alcune tipologie di prodotti e di servizi esplorativi sulla base della cui risposta io vado a pianificare. Molte volte lancio un prodotto di cui non mi aspetto nulla, ma mi serve per vedere qual è la reazione degli utenti, perché in realtà sto pianificando un prodotto più complesso da vendere o ho bisogno di capire, no, il mercato che cosa fa. E allora operazioni di questo genere vanno in qualche modo gestite, quindi devo riuscire a capire qual è il ritorno. Legato a questo ovviamente dell'identificare i mercati potenziali è quello poi di andare a definire poi i prezzi, no? Che ovviamente dovranno fare almeno la pari con i costi, e beh, a livello strategico essenzialmente c'è il discorso delle previsioni a lungo termine, gruppi strategici e cose di questo genere. Quindi queste sono le tipologie, alla fine, i sistemi operativi, gli informativi che si trovano a questi livelli. Sulla parte di produzione, c'è tutte le attività legate con la produzione stessa. Adesso poi ovviamente si differenziano molto in base alla tipologia di produzione, se siamo nel manifatturiero, se siamo nell'industria della conoscenza, dei media, dell'informazione, insomma c'è. Ma alla fine i processi, dove ci siano a livello operativo, di fatto è l'interazione con gli strumenti produttivi, quindi le macchine, tanto per dirci, per fare un esempio concreto, no? Quindi il sistema informativo che a un certo punto si va a interfacciare con la macchina, mi dice alla fine del giorno quanti pezzi ho prodotto, quanti scarti ho avuto, no, è un dato che mi serve quello, perché sennò se gli scarti aumentano vuol dire che c'è qualcosa che non va o nella materia prima o nella macchina, quindi è un'informazione che purtroppo in molte realtà viene a mancare. No, nel senso che tu hai un sistema, un impianto produttivo, poi chiedi come sta andando la produzione oggi e non hai una risposta immediata. Allora aspetta un attimo che vado a fare un giro, no? E a occhio, poi chi ci lavora è espertissimo in queste cose, a occhio ti sa dire se le cose stanno andando meglio o peggio di ieri. Però lo scopo del sistema informativo a questo livello è quello di collegare la produzione effettiva con le informazioni che si hanno su questa produzione, avere disponibili precise in tempo reale. Molto spesso ci si concentra sulla produzione stessa, cioè se voi pensate a qualunque macchina operatrice, oggi ha un PC a bordo in cui posso leggere e scrivere dei dati, ma di solito questi dati sono pensati sul, che ne so, la macchina a controllo numerico, sul pezzo che deve produrre, quindi il progetto, il layout del pezzo, le operazioni che deve compiere, no? Ma tante volte queste macchine, ma ancora oggi, quelle che vengono vendute oggi, non sono, magari sono messe in rete, tante non sono neppure, quindi vai lì ancora col floppy o con l'USB. Tante invece sono in rete, ma in rete vuol dire che possono pescare i file di lavorazione di progetto da una macchina condivisa, ma però non riescono a colloquiare con un altro sistema informativo che c'è in rete, per cui si assiste ancora oggi al travaso manuale di molti dati. E questo tenete conto che tra l'altro la macchina operatrice è un investimento molto forte nel settore manifatturiero, quindi non la cambio ogni anno. Quindi nella sua banalità dice sì, beh, è ovvio, so
interfaccio con le macchine e vedo che cosa hanno. In realtà non è affatto così, non è affatto scontato che sia così. Ciò che si vede molto spesso invece magari sono macchine vecchie, operatrici che lavorano a livello, non dico puramente elettromeccanico, ma in modo isolato, a cui poi magari l'azienda ha aggiunto dei sensori aggiuntivi, ha aggiunto degli oggetti che andassero poi a misurare che cosa la macchina faceva, in modo da avere a disposizione questa informazione, che è sempre più importante. A livello della conoscenza invece c'è tutta la parte di progettazione, il CAD, no? Tanto per capirci, in senso lato. Quindi definire che cosa poi il livello operativo dovrà fare, mentre invece il livello di management c'è, cioè il livello di pianificazione, no? Tutte le parti di decidere sulla base di un piano di produzione che arriva essenzialmente dagli ordini e sulla base delle informazioni sugli approvvigionamenti, sulle risorse umane, sulle risorse macchine, decidere come, no, schedulare la produzione, cosa faccio domani mattina, chi fa che cosa domani mattina, no? E di giorno in giorno. Vabbè, poi a livello strategico di solito ragioniamo con su scale temporali molto diverse che sono sganciate dall'operativo, quindi qui l'esempio che è stato fatto è di fare una pianificazione strategica di dove sono messi i magazzini, i siti produttivi, eccetera. Strategica può voler dire tutto, perché magari puoi ottimizzare, come succede spesso ultimamente, i costi del personale, oppure magari ottimizzi la facilità logistica del trasferimento. Dipende cosa ti interessa di più a livello di strategia. La parte finanziaria e di contabilità gestiscono tutti i flussi, no, che sono esprimibili con una valuta. E quindi a livello operativo sono i flussi di denaro in entrata e in uscita essenzialmente. A livello della conoscenza è ad esempio la gestione degli investimenti, la traccia di questi. A livello del management è la pianificazione essenzialmente, no? La definizione dei budget e ridefinizione annuale e poi in funzione, diciamo così, delle attività durante l'anno e sistemi di questo genere. Questi sono sistemi tendenzialmente noiosissimi, no? In cui, perché di fatto hanno una complessità molto elevata, devono avere ovviamente una precisione assoluta e poi sottostanno a tutto un miliardo di norme, di legge o cavilli o best practice, per cui c'è pochissimo da innovare o da studiare, sono sistemi che tendono a essere abbastanza standardizzati, molto complessi. Comprensibili di solito solamente da chi si occupa di questa parte qua di compatibilità, che sviluppa tutto un mondo loro, tutto un gergo loro, il che crea dei problemi a livelli alti, no? A livello strategico ad esempio, capire questi dati devono essere rivoltati in modo diverso, perché altrimenti. Poi c'è tutte le parti delle risorse umane, chiaramente queste parti sono più adatte a aziende di certe dimensioni, dove il processo legato alle risorse umane tende in qualche modo a essere più formalizzato e più gestito. Un'azienda piccola, risorse umane, significa guardarsi in faccia essenzialmente, no? O vedere di che cosa abbiamo bisogno, no? Mentre invece tutta l'area delle risorse umane va a coprire innanzitutto, le risorse umane si occupa delle persone, del personale, di solito escludendo la parte economica e finanziaria. Quindi le paghe sono fatte nell'amministrazione contabilità, non nelle risorse umane. Le risorse umane si occupa della persona in quanto le competenze, i ruoli, la carriera, la valutazione periodica, gli obiettivi. Poi c'è questa bella voce compensation analysis che in Italia non si usa più, o non si è mai usata, quindi i benefit, i premi e cose di questo genere, che in qualche modo sono legati, dovrebbero essere legati alle competenze, alla carriera, identificazione ad esempio di quali sono le necessità formative, cioè dall'alto arriva l'indicazione di andare in una certa direzione, allora servirà che tra 2 anni io abbia 10 persone che sono esperte a fare questa cosa, allora riesco a formare quelli interni, vado a fare ricerche invece di personale esterno, no? Processi di questo genere. Sono processi, quelli di risorse umane, che hanno una periodicità più lenta, cioè non vado ad assumere una persona nuova ogni ora, ogni giorno, no? Dipende poi dalla dimensione ovviamente, ma sulla scala. Quindi
quando si parla di formazione, si ragiona normalmente nell'arco dei mesi o dell'anno. Quindi dal punto di vista dell'intensità computazionale a livello operativo sono molto più leggeri degli altri. La natura dell'informazione che gestiscono invece è molto più complicata. Cioè voi provate solo a mettere in un database qualche cosa che sia la competenza delle persone. Come lo scrivo? Come descrivo la competenza delle persone? Beh? Allora, se è una cosa molto semplice, del tipo sa usare questa macchina, sa usare quell'altra, posso rappresentarlo. Però la sa usare bene e la sa usare male, in realtà ci sono livelli diversi, no, di competenza. Io prendo un curriculum, vedo uno e dice io so programmare in Java. Che vuol dire? No? C'è uno spettro di competenza dietro quella parola chiave. Che è vastissimo. Poi dipende, avessimo magari uno che sia, come si dice in gergo, junior, quindi sta imparando, perché su certi progetti c'è bisogno di una figura di questo genere, su altri invece c'è bisogno di una figura diversa. Quindi, anche se l'intensità, i volumi di dati qua sono più semplici, il tipo di dato da gestire è molto più complicato, perché di fatto vai a intersecarti con la gestione della conoscenza, e lì c'è poco da schematizzare, cioè non si riescono a definire degli attributi intero stringa booleano che riescono a rappresentare queste cose. Ci si approssima, ovviamente si approssima, questi sistemi esistono, ma poi diciamo così, il contributo umano dell'operatore che li usa è sempre molto forte, anche a livello operativo in questo caso. Ecco, questo diciamo così, pennellata sulle varie tipologie si concretizza poi a livello aziendale nel fatto che ogni azienda ha al proprio interno un insieme di applicazioni che vanno a coprire alcuni, non necessariamente tutte queste caselle. E dotarsi di un sistema informativo è una scelta, in alcuni casi più facilmente giustificabile, cioè più ovvia, in altri casi invece è il risultato di proprie scelte strategiche, questa parte qui la voglio coprire, la voglio gestire. Ma visto anche la varietà, no? La diversità delle funzioni, non esiste un sistema informativo che faccia tutto. Ovviamente i vendor vi diranno il contrario, diranno ah il mio fa tutto, ma non è mai vero, perché magari fa tutto, ma fa queste quattro cose bene e il resto l'abbiamo messo dentro per poterlo vendere. No? Ma poi anche se trovassi quello che fa tutto, magari il tutto che ho oggi non è lo stesso tutto che ho tra 4 anni, o che mi serve tra 4 anni. Quindi il risultato è che in ogni azienda c'è, vabbè, quello che in gergo chiamano application portfolio, c'è un insieme, un elenco, immaginate di fare un inventario, delle applicazioni software che sono installate in quell'azienda. Quindi il sistema informativo, noi abbiamo parlato sempre del singolare, in realtà è le varie applicazioni diverse che messe insieme, e ciascuna delle quali, diciamo così, copre un'area, svolge una certa funzione, e messe insieme costituiscono il sistema informativo dell'azienda. Applicazioni che sono anche no, diverse, fornite da fornitori diversi, non necessariamente collaborano bene, ma anche dal punto di vista informatico. Quindi se vai, è più semplice da dirsi che a farsi, no? Perché se vai in una grande azienda e dici quali sono gli applicativi software a livello di sistema informativo che avete installato e state utilizzando, non è una risposta così semplice. Perché poi molte sono cose fatte in casa, adattamenti, molti sono prodotti acquistati, molti sono prodotti acquistati e poi adattati, eccetera, e avere la mappa completa di tutto. Ogni settore magari ti può dire la sua, la mappa completa di tutto non è detto che ci sia, no? O che sia facilmente così disponibile. Ovviamente sarebbe utile averla, questa mappa completa, per poter valutare, pianificare, gestire la cosa e pianificare eventuali evoluzioni. Le cose ovviamente sono complicate dal fatto che i vari pezzi di sistema informativo sono di fornitori diversi, eventualmente hanno requisiti hardware e software diversi, no? Pensate appunto a... L'esempio che c'è sempre qua è quello delle banche e assicurazioni, che sono tra i primi che si sono dotati di sistemi informativi perché vivono su quello.
e hanno ancora dentro sistemi che girano con sistemi operativi, cioè con sistemi gestionali, informativi, che funzionano su sistemi informativi che erano stati progettati negli anni 60. Ovviamente l'hardware degli anni 60 non c'è più, è stato virtualizzato ed emulato all'interno dei computer moderni, ma ancora dentro c'è il software che girava per gli IBM 3070 degli anni 70-80, del secolo scorso, quindi software, sistemi informativi che ormai hanno 40 anni di vita, no? E quelle linee di codice che erano state scritte 40 anni fa, in un linguaggio che oggi non studia quasi più nessuno, come il COBOL, vivono ancora oggi e con molta probabilità quando voi fate un bonifico o un estratto conto state andando a usare quel software là, perché le parti core, no, le parti diciamo così, più centrali, più vicine a livello operativo e essenziale, risalgono da allora e quando funzionano nessuno le tocca essenzialmente, si cerca di farle funzionare. E quindi, ma lo vediamo anche noi quando facciamo nel nostro piccolo, le nostre progettazioni concettuali, noi ci immaginiamo il database, i dati, le tabelle, le informazioni, ma relative alle funzioni di cui ci stiamo occupando in questo momento. Ma non possiamo, anzi, ignorare che nella stessa azienda ci sarà sicuramente un altro pezzo del sistema informativo che un po' che una parte delle informazioni che sto gestendo io dovranno essere viste, usate o vengono già viste e usate da quell'altro sistema informativo. Cioè, pensa anche solo alla gestione degli ordini e alla produzione, stiamo parlando delle stesse cose. Ma queste sono facili da integrare tutto sommato. No? Però magari vivono su sistemi informativi diversi, che hanno caratteristiche diverse, il database non è uno unico per tutti, quindi nasce poi un problema che è un problema a sé, diciamo così, enorme, che è quello dell'integrazione delle informazioni e integrazione dei servizi. Cioè non ho un sistema informativo, ma ho una galassia di tanti piccoli sistemi informativi, piccoli, più piccoli relativamente, di cui ciascuno si occupa di una parte, ma poi devo avere un continuo travaso di informazioni tra un sistema informativo e l'altro. Sistemi informativi che sono appunto creati da aziende diverse e che quindi non hanno nessuna voglia di facilitarti lo scambio di dati. Perché se io compro un pezzo dell'azienda A e compro un altro pezzo dell'azienda B, ma il pezzo che compro dall'azienda B magari viene venduto anche dall'azienda A, e voi capite che l'azienda A non ha tanta voglia di facilitare il lavoro a concorrente B, soprattutto sai, quando tu sei una grande azienda dominante sul mercato, fai di tutto perché le tue soluzioni funzionino bene solamente con i tuoi prodotti. E fai di tutto per rendere la vita difficile a magari alla nuova azienda più piccola che si specializza in una cosa di nicchia, che però da sola non può vivere, deve integrarsi col tuo sistema. E quindi di fatto il lato del requisito dell'utente, dell'azienda che acquista il sistema informativo, sarebbe di avere un'interoperabilità semplice, un'integrazione totale tra i vari sistemi indipendentemente dalla loro provenienza. Poi la realtà è molto più difficile, è molto più faticosa. Le tecnologie, come sempre, le tecniche ci sono, però la progettazione dell'integrazione dei sistemi informativi di per sé, no, è un mostro, molto difficile da domare, molto di più che non ragionare sul singolo sistema informativo. Se voi andate in qualunque reparto IT, dove ci sono degli sviluppatori, gente che lavora su sistemi informativi, e dite la parola integrazione, normalmente metà svengono, metà scappano, perché è la parola peggiore che possono sentire. No? Noi poi qua a Torino abbiamo appena passata quest'onda, ma è durata, ricordo ancora le facce stravolte delle persone che conoscevo, quando ad esempio c'è stata la fusione tra San Paolo e Intesa. No, San Paolo, sapete che hanno un centro di sviluppo tecnologico e informatico a Moncalieri, dove ci sono centinaia di persone che fino al giorno prima lavoravano sui loro sistemi, con le loro modalità, eccetera, e ce n'erano altrettanti, se non di più, non so se a Milano o Bologna, insomma, dove aveva la sede della Banca Intesa, e dal giorno dopo hanno detto adesso dovete lavorare insieme, integrare i sistemi, farli parlare tra di loro e buttarne via la metà. Perché poi quello vuol dire integrazione, no? Alla fine sono due sistemi che fanno la stessa cosa, la fanno in modo completamente diverso, ma alla fine fanno la stessa cosa. Allora, passo uno li fai parlare, passo due tieni il meglio e butti via il peggio.
Questo non si fa, ovviamente non si fa in 2 giorni, no? Ci sono voluti anni per compiere questo processo. Quindi tante volte il processo di integrazione, nella logica folle della finanza odierna, il processo di integrazione rischia di essere a volte più lungo che non i tempi in cui le aziende si separano, si uniscono, eccetera, per cui è un percorso sempre in continua rincorsa essenzialmente. Ma di integrazione quest'anno non ne parliamo, l'anno scorso abbiamo parlato abbastanza, soprattutto sulle tecniche possibili, ma quest'anno diciamo così, il programma del corso non lo prevede più di tanto. Qui si mette a parlare di modelli dati condivisi, ma direi che è un dettaglio che possiamo risparmiarci a questo punto. Quindi, questa è la panoramica. Ciò che faremo, diciamo, nel seguito di questo filone qua delle lezioni del corso, sarà di andare a estrarre 3-4 esempi di tipologie di sistemi informativi, l'IRP, l'MRP, i sistemi documentali, cose di questo genere, tipologie di sistemi informativi che non possiamo non raccontarvi, perché poi quando uscite qua non potete non sapere cosa significa quella sigla. Poi non è nulla di fantascientifico, no? Però capire le caratteristiche di prodotti che tutti danno per scontato che si conoscano, e quindi andremo a campionare quelli che sono un pochino più importanti e parlare un pochino più diffusamente di ciascuno di questi. Fermiamo qua?